Denise Massarenti dell'Associazione Cuochi Arezzo è la miglior lady chef della Toscana e noi ce l'abbiamo in collegamento. Ciao Denise, complimenti per la vittoria. Grazie. Beh, allora, parlaci un po' di questo concorso di cucina. Come si è svolto? È un concorso tutto al femminile, tra l'altro. Sì, è un concorso tutto al femminile. Siamo state 5 ragazze da 5 province della Toscana. Si è svolto comunque in presenza con le dovute diciamo distanze di sicurezza e dispositivi per la prevenzione del Covid. È stato molto emozionante. Ci credo. Quindi eravate quante cuoche? 5. 5. Ed è stata veramente una battaglia, immagino, all'ultimo piatto. Sì, sono state bravissime anche le altre. Beh, tu Denise da diversi anni abiti in Valdichiana, se non sbaglio. Sì. Ma non sei originaria di qui? No, io sono nata a Merate in provincia di Lecco. Ah, però. E mi sono trasferita qui nel 2008. Ah, ecco. Quindi, beh, la tua cucina, parlacene un po', è un mix oppure è proprio tipica di Arezzo? È un mix. Diciamo che io imparo, capto da tutti, faccio un sacco di corsi, anche quelli forniti dalla federazione in questo periodo di Covid online, e imparo, provo a imparare, provo a mettere in pratica tutto quello che trovo interessante, tutto quello che trovo stimolante, e la mia cucina è questo, insomma. Beh, però ovviamente ci devi un po' raccontare quali piatti hai portato a questo concorso. Questo concorso prevedeva l'utilizzo dello sponsor che è il pomodoro cirio, che doveva essere presente nel piatto, e prevedeva l'utilizzo di prodotti DOP e IGP della Toscana. Quindi io ho creato un filetto di cinta senese con una farcia e con all'interno della finocchiona. Poi aveva vari contorni, tra cui ho utilizzato dei funghi, della zucca. Ho fatto un fondo bruno e varie salse, insomma. Ah, però, quindi, proprio un bel piatto, eh. Immagino che ci sia stato anche un bel lavoro dietro. Sì. E anche tanta tecnica. Svariati allenamenti, sì. Ci credo. Ci fai vedere questo trofeo? Perché so che lo hai vicino a te. Ora non lo lasci più, Denise. No. Eccolo qua, miglior lady chef Toscana 2021. E tra l'altro questa vittoria sarà poi propedeutica, perché è stata voluta dalla Federazione Italiana Cuochi individuare appunto la miglior lady chef della Toscana. Quindi è un concorso di più ampio respiro. Sì, porterà poi a una successiva gara a livello nazionale, quindi ci sfideremo fra regioni e si decreterà la miglior lady chef italiana. In quel caso. Ah, però, e sappiamo già quando ci sarà questo ulteriore concorso? A maggio, però la data precisa ancora non si sa, appunto per il discorso Covid e zone certo. Rosse gialle. Però a maggio, quindi noi Denise teniamoci in contatto, perché voglio sapere, sono curiosa, poi ormai ti abbiamo conosciuto, quindi vogliamo seguirti in questo tuo percorso e cosa dire, buona fortuna, in bocca al lupo, fatti valere. Va bene, grazie. Ciao Denise, a presto.
Noi a Ciao. Questo punto andiamo avanti con una grande novità di spunti e spuntini, perché adesso arriva l'oroscopo a cura di Alessio De Canini, che è notissimo, è in tutte le televisioni nazionali e ce lo abbiamo anche noi qua su Teletruria per conoscere l'oroscopo dei segni di questa settimana.